e monete più strane in circolazione? Ciao Focussini! Oggi parliamo di 5 cose che non sai sui soldi. I 10 dollari delle isole Figi, che contengono un frammento di meteorite. Il dollaro d'argento coniato dalla zecca di Perth, a forma di continente australiano. I 5 franchi del Congo del 2005, in legno d'acero. Molte monete hanno una zigrinatura sul bordo. Fu lo scienziato Isaac Newton, quello della gravità, a inventarla. Così, se qualche furbacchione limava un po' di metallo prezioso dalle sterline d'oro e d'argento, si vedeva subito. Prima dell'invenzione del denaro, come merce di scambio, si usavano animali come le pecore o cose come il sale, un tempo molto prezioso. Ne è rimasto traccia nel nostro vocabolario, con le parole pecunia, da pecus, pecora in latino, e salario. Scambiare monete era più comodo che scambiare animali, ma si rischiava di essere derubati. Così, nel 300, i mercanti iniziarono a far custodire i loro averi nelle casseforti degli orafi, che, come ricevuta, rilasciavano una nota di banco, detta anche banconota. Nell'antica Roma, la zecca sorgeva vicino al tempio della dea Giunone che, secondo gli antichi, avvisava gli uomini delle disgrazie in arrivo e per questo era detta moneta, cioè ammonitrice, dal verbo latino monere. Da qui il nome che ancora usiamo per i quattrini. Ricordatevi di mettere un bel like e condividete il video con almeno 2 amici.